benvenuti in una nuova puntata della rubrica I buoni propositi del lunedì. Oggi vi volevo parlare della marca Rouge Dermocosmetics. Allora, è un marchio, è un'azienda che nasce nel 1987. E da oltre 25 anni si rivolge solo a un pubblico farmaceutico e a un pubblico al mondo farmaceutico e parafarmaceutico, quindi si possono trovare soltanto in parafarmacia e in farmacia. La produzione, cioè, diciamo che si avvale di materie prime, si avvale, utilizza materie prime comunque naturali, appunto i loro laboratori fanno, appunto, oltre a usare materie prime naturali, fanno cosmetici all'avanguardia pur avendo prodotti naturali, pur usando prodotti naturali e usando tecnologie high tech. Fanno dei controlli rigorosi sui test di efficacia, appunto per far risultare che il prodotto sia buono, per vedere se il prodotto è nei loro standard, insomma. Questa marca Rouge si rivolge solo a un pubblico femminile. Infatti produce sia creme che cosmetici e appunto questa marca produce i vari prodotti, sì, produce i prodotti in base a, come tutti i marchi, in base ai vari tipi di pelle e a ogni necessità della pelle, appunto. Appunto si è affermata sul mercato farmaceutico da oltre 25 anni e è affermata anche nel mercato farmaceutico come produttrice di prodotti ad altissima qualità. E si avvale appunto di una consulente di bellezza che possa consigliare alle clienti Posso consigliare alle clienti il prodotto adatto per ogni tipo, per il loro tipo di pelle, appunto. E adesso vi parlo dei prodotti che ho comprato io. Allora, parto dal prezzo. Allora, quando l'ho vista, ho detto come marca. Quando l'ho vista ho pensato, questa marca è davvero, davvero, ha un costo, un prezzo non adatto praticamente a tutti. Insomma, vuol dire che io ho comprato questo ombretto e questa crema qui. Però vi assicuro che hanno anche altre creme e altri ombretti. Oddio. Ne hanno pochi, però comunque è una cosa, un po' più variante di colore, però per il prezzo che hanno, insomma, si può fare. Allora, questo, dicevo, l'ho pagato 5 euro, 4,99 per l'esattezza, e questa invece l'ho pagata 3,99 euro, quindi come vedete sono prezzi, come avete potuto vedere, sono prezzi molto 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 bassi. Allora, io adesso non posso dirvi niente su come mi trovo perché vedete sono ancora sigillati e chiusi, quindi quando li proverò vi farò sapere come mi ci trovo. Però vi volevo parlare appunto di questa marca, siccome io li ho comprati e vi volevo appunto parlare e
e fare appunto farla diventare un argomento per questa rubrica. Comunque mi sembra che ci sia, da quello che ho potuto vedere, ci siano anche i rossetti, i gloss e le matite occhi, mi pare. Boh, però non ricordo tanto bene. Che poi non è che potevo stare 2 anni a vedere che prodotti avevano, avevo anche altri negozi da andare a vedere, quindi non che potevo stare tanto. Però diciamo che come prezzi sono tutti, tutto è tutto. Io vi saluto, no, no, per questo video è tutto, e vi ricordo, volevo dire, non è, vi ricordo che se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se volete vederne degli altri video di altro tipo, iscrivetevi al mio canale. E se invece volete vedere i video di questa rubrica, vi lascio su nelle schede, vi lascio la playlist. Ho gli occhi distorti, ma non fa niente. Vi lascio la playlist con tutti i video. Se volete altre informazioni rispetto a questo marchio di cui tratto in questo video o in altri marchi che tratto negli altri video, appunto, lasciatemi un commento e io sarò lieta di informarmi e poi di informare, di aggiornare anche voi. Stavolta è davvero tutto per questo video. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao!